Volley Soverato VTB FCR del Bologna 3-1, 25-15, 25-23, 22-25, 25-20, coach Andrea Zappaterra. Innanzitutto i complimenti, il Soverato è andato forte, ma il Bologna ha tenuto testa, non sembravate due squadre da pull salvezza. Beh, devo dire che nel nostro girone c'è un livello molto alto, quest'anno tutte le partite per essere vinte devono essere giocate con dell'ottima pallavolo. Noi oggi secondo me abbiamo avuto un approccio alla gara un po' troppo timido, sapevamo di venire in un campo molto difficile, dove è difficile giocare. Soverato oggi ha fatto una grandissima partita, faccio i complimenti alla squadra di casa. Noi dopo l'impresa contro Brescia devo dire che abbiamo fatto diversi passi indietro, soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento. E comunque due squadre che meritano entrambe la A2, quindi noi possiamo fare in bocca al lupo a Bologna, sottolineando gli occhi della tigre di Emanuela Fiore e la grande forza di Silvia Lotti. Sì, sì, sono le due atlete più esperte della mia squadra, due atlete che nei momenti importanti della stagione, insomma, danno quell'equilibrio di cui la squadra ha bisogno, e anche a livello caratteriale, insomma, sono brave in tanti aspetti. Oggi ci è mancato proprio il gioco di squadra e questa cosa l'abbiamo pagata parecchio. Condivido, siamo due squadre che meritano di mantenere la categoria, sarà ancora molto lunga, molto difficile. E un'ultima battuta in telecronaca, quando abbiamo visto entrare la Rossi, la Tellaroli, la Bovolo, abbiamo detto il metodo Nozze di Cana, il meglio in fondo. Beh, io quest'anno ho la fortuna di avere una panchina di altissimo livello, dico sempre che la mia squadra ha 13 titolari, tante partite sono state vinte con le ragazze che venivano su dalla panchina e devo dire che nell'ultimo set lo hanno dimostrato, sono entrate alla grande. Peccato che su 19 pari abbiamo commesso qualche ingenuità, qualche riunione di troppo, perché ci stavamo credendo e purtroppo abbiamo buttato via tutto il lavoro che avevamo fatto. Imperturbabile coach Guidetti, ma per noi che lo osserviamo ormai da un anno si capisce che c'è soddisfazione, perché queste sono quelle partite dove si vede fruttare il lavoro. Sì, devo essere onesto, abbiamo fatto una bellissima settimana di allenamento e dovevamo ringraziare chi ci ha dato una mano, cioè Valeria che è venuta ad aiutarci, e soprattutto Don Paolo, che è il nostro asso nella manica, è venuto ad allenarci, a darci una mano tre volte questa settimana. C'è poco da fare, quando riusciamo ad allenarci, ad avere costanza di rendimento, a lavorare su quelli che sono i nostri difetti, e anche quando giochiamo comunque contro un avversario che non è mostruoso, riusciamo a mettere in campo qualcosa di veramente buono. C'è stato un momento in cui Silvia Romanin l'ha fatta un po' arrabbiare, ma poi ha fatto un colpo da tennis facendo un punto quasi decisivo che le fa perdonare tutto. Grande Silvia Romanin. Silvia è in una crescita costante, continua, frutto del fatto che lei è una lavoratrice indefessa, impressionante. È chiaro che mi arrabbio con lei, nel senso che ogni tanto, come tutti i palleggiatori giovani, pecca di social time, nel senso che vorrebbe distribuire la palla un po' a tutti. In realtà, quando arrivi a un certo punteggio, smette la pallavolo, comincia la matematica e va data la palla a chi la mette giù e basta. Un'ultima domanda, una stagione per tanti lati bella ma per altri anche non positivi, ci toglieremo le soddisfazioni della pull salvezza? Guarda, io come sempre ragiono un match alla volta, questo l'abbiamo preparato e l'abbiamo lavorato bene, cercheremo di fare la stessa cosa con la pull salvezza. Comincia un nuovo campionato, con questi tre punti abbiamo ancora la speranza, quindi siamo ancora in ballo, adesso ogni singola partita noi dobbiamo cercare di portare a casa qualcosa, perché da qui in poi non si scherza più, non si sbaglia più, bisogna veramente fare il massimo. Soverato, cuore caldo, mente fredda, ha fatto delle cose eccezionali, Silvia Romanin, Alma Frangipane, tutte bravissime. Noi andiamo dalla senatrice Vittoria Zuliani, la più anziana forse dello spogliatoio, grande prestazione, la sì, più anziana sì. Come su Soverato. Ah ok, su Soverato sì, grande prestazione di tutte, perché abbiamo giocato finalmente da squadra e abbiamo fatto vedere quello che riusciamo a... noi abbiamo fatto vedere il nostro gioco. Quindi un merito a tutte, comprese quelle in panchina, perché ci sono andate bene questa settimana e si è visto in campo. E soprattutto appunto questa grande grinta, Simona Buffo che chiama tutti a raccolta. Mi sembra che avete usato anche il metodo di parlare prima della battuta. Simona Buffo si avvicinava all'altra giocatrice. Avete copiato Bologna? No, che copiato, viene da sé. Sì, avevamo molta voglia di riscattarci, quindi abbiamo fatto vedere quello che siamo realmente.
E siamo con le due ex di oggi, Silvia Lotti e Federica Saccani. 2018-2019 Soverato per Federica, 2020-2021 Silvia Lotti sempre a Soverato. Innanzitutto complimenti, siete state bravissime, oggi si è perso ma con grande onore. Grazie dei complimenti, però insomma per noi era importante oggi prendere questi punti. È onore a Soverato perché comunque hanno giocato un'ottima partita, ci hanno messo molto in difficoltà, soprattutto a partire dalla ricezione. E niente, ci rimbocchiamo le maniche e partiamo con questa pool al massimo. E Federica, abbiamo detto in telecronaca, non sono due squadre che non possono stare in A2, sia il Soverato che il Bologna. Sì, no, assolutamente, dobbiamo riuscire nel girone dopo a fare il meglio per noi. Sicuramente venire qua a giocare a Soverato, io e Silvia ci abbiamo giocato e sappiamo bene cosa vuol dire giocare qua. Non è stato per niente semplice, è merito loro, demerito nostro, dobbiamo pensare alla prossima e alla prossima pool, sia noi che Soverato, assolutamente. E voi avete in squadra Emanuela Fiore con gli occhi della tigre e Silvia Lotti con una classe abbacinante. Assolutamente, no, sono le due un po' più vecchie, un po' più grandi che ci trascinano, no? Sì, assolutamente, che fanno le grandi della squadra, no? E quindi noi ci appoggiamo tanto a loro e loro ci danno tanto, assolutamente. Silvia, però veramente nei momenti critici si affidavano a te? Sì, cioè nel senso cerchiamo tutti di dare il nostro contributo perché alla fine le partite che abbiamo conquistato le abbiamo conquistate grazie alla forza del gruppo, quindi penso che tutti, chi più chi meno, al di là dell'esperienza, comunque tutto dobbiamo mettere il nostro, perché se mettiamo tutto il nostro poi alla fine insomma ci divertiamo e portiamo a casa ottimi risultati.